L'Africa di oggi che è fatta di immigrazione, che è fatta di un'identità e un'entità che è vera, che è viva, arrivano in Italia non perché vengono in ferie, vengono per un'esigenza che è data da quello che è stato il colonialismo, da quello che è stata la schiavitù e da quello che sono stati 600 anni di deportazioni. 25 artisti, in prevalenza africani e italiani, radunati per una grande esposizione collettiva al Maschio Angioino. L'Africa e Napoli, ideata e prodotta da Andrea Ragosa e curata da Alessandro Romanini, mette assieme 186 opere provenienti da musei, gallerie e collezioni private. La mostra è arricchita da una colonna sonora composta per l'occasione da Enzo Avitabile. I 25 artisti in mostra rappresentano la contemporaneità dell'Africa di oggi. Questi artisti sono uniti ad oggetti di arte primitiva dell'inizio del secolo che sono quelli che hanno ispirato i grandi artisti del Novecento e i movimenti culturali del Novecento. Gonzalo raccoglie i proiettili di tutte le guerre africane e praticamente ne fa dei manufatti, in questo caso un trono, ma lì come vedete ci sono delle maschere, quindi lui porta all'attenzione del mondo la guerra attraverso la ripetizione di oggetti che sono oggetti di uso comune come le maschere, i troni e altri manufatti. L'Africa e Napoli invita il visitatore ad assumere uno sguardo critico sulle civiltà africane precoloniali e sulle conseguenze delle occupazioni coloniali. Nel 1939 il regime fascista allestì nella mostra d'oltremare una specie di museo vivente ispirato ai territori colonizzati. Migliaia di persone furono deportate dall'Africa a Napoli per fare da comparse in questa messa in scena. Questa immagine è l'immagine di un bambino che è ovviamente deportato dall'Africa verso l'Italia con altre 10.000 persone, rimangono a Napoli anche dopo la guerra e vengono abbandonati qua sul territorio. L'idea di ritrovare ancora oggi, se sono ancora vivi questi bambini, perché questa storia, che è una storia un po' nascosta della nostra città, della grande esposizione coloniale che fu tenuta a Napoli pochi mesi prima dell'inizio della guerra e che ricostruì proprio nel fossato del Maschio Angioino e alla mostra oltremare dei luoghi tipici delle colonie con anche poi degli africani che furono portati qui a Napoli e rimasero bloccati a Napoli per l'inizio della guerra. Quindi anche questa è una storia molto particolare, molto dimenticata, che riprenderla significa ricostruire un pezzo dell'identità della nostra città e del suo rapporto con l'Africa e col periodo coloniale. La mostra è promossa dal Comune di Napoli col Ministero della Cultura e la Società Black Tarantella in collaborazione con l'Università Orientale. Potrà essere visitata fino al 7 gennaio gratuitamente per i visitatori del Maschio Angioino. Venerdì 5 gennaio l'ingresso alla mostra sarà libero anche senza il biglietto per il castello. Un remo che diventa femore è il segno della morte. E c'è il famoso discorso del colonialismo di Haïm César, laddove dice che ovviamente l'Europa è colpevole di tutto quello che succede. Questo nel 1950, ovviamente sono temi ancora attuali. Un rapporto antico che parte non solo da una relazione di Napoli, grande città di mare, che ha avuto un rapporto con l'Africa nella sua storia, quindi ultrasecolare, ma poi una particolare attenzione al fatto che Napoli è stata la porta dell'Italia nelle sue imprese coloniali, quindi da qui sono partiti le navi che sono andate verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Libia, e qui il regime fascista aveva immaginato la grande esposizione permanente delle vestigia coloniali dell'Italia fascista con la mostra d'oltremare. Quindi un rapporto antico che però si rinnova oggi con l'accoglienza dei migranti, con la necessità di avere una nuova relazione con le migrazioni, con una nuova capacità di lettura e di rapporto con l'Africa e di inclusione soprattutto dei giovani africani che vengono in Italia per trovare un'opportunità, ma che debbono rappresentare per noi un grande ponte culturale per l'Europa. Quindi è una mostra che fa molto riflettere e dà molti spunti di interesse e di crescita delle relazioni della nostra città.